Ma io credo che sia più una polemica strumentale a fini elettorali. Nella sostanza, se andiamo a vedere, è una polemica nata dal nulla, voluta dal presidente uscente. Lei conta molto su questo rapporto mediatico con gli organi di comunicazione, e questo è un altro momento per stare in prima pagina sulla stampa. Chiedo che sia solo questo. In effetti non c'è nulla di sostanza, perché l'impegno del ministro Zaia per quello che è successo all'Aquila è stato evidente. Cito solo una cosa: noi abbiamo potuto fare il bando PSR a giugno dell'anno scorso, con il bilancio regionale che ci ritroviamo, il ministero ci ha assicurato il cofinanziamento. Siamo proprio al ridicolo. Chiaramente fare una querela a un altro esponente politico in un momento in cui il capo del governo inneggia alla collaborazione e sottolinea il miracolo abruzzese della collaborazione istituzionale fa capire che il ministro Zaia sta proprio fuori regime, sta proprio fuori quota. Comunicato stampa che ieri ha fatto è aggressivo, violento, alimenta l'odio nei miei confronti e sono 3 mesi che lo fa, è un delitto reiterato. Quindi lui chiede 440.000 euro, io ne chiedo 1.500.000.